Buongiorno a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Andiamo avanti e oggi vi faccio vedere la scheda numero 4 del libro dei lavoretti creativi Halloween 2 che trovate in vendita su Amazon scrivendo Irene Marzi Halloween 2 nella lentina di ricerca. Come dico sempre, perché 2? Perché esiste già il libro di Halloween 1, diciamo. Copertina nera, copertina viola. Entrambi contengono 25 schede in bianco e nero da ritagliare e colorare per fare lavoretti. Scheda numero 1 abbiamo visto come fare un fuoriporta. Scheda numero 2 abbiamo visto come realizzare dei bellissimi festoni. Scheda numero 3, strega con il cappello 3D. Scheda numero 4, la mia preferita ora possiamo dirlo, la casa stregata. La casa stregata è composta da due schede, quindi avete la parte della casa e la parte del cimitero. Allora, ve la faccio vedere sulle schede in bianco e nero perché, tanto ritaglio bene la parte del cimitero, perché l'ho già colorata, quindi ve la faccio vedere dopo com'è tutta colorata. Allora, la parte del cimitero è semplicissima da realizzare. Semplicemente potete fare un buchino qua nella punta, piegate leggermente, fate un buchino, inserite le forbici e ritagliate in questo modo. Quindi, come potete vedere, è molto semplice. Ok, e questa è la prima. Una volta fatto questo, si piegano in modo da lasciarle in piedi, vedete? Poi mi è venuta anche un'idea per la base. Potete, ad esempio, io ve la butto lì, potete lasciarla così, oppure incollare la base, quindi incollare il cimitero su del cartoncino marrone, perché il o nero, perché il cartoncino rende la base più resistente e sotto potete avere quindi questo effetto più colorato. Addirittura io in quella che metterò a casa, pensavo qua di riempire con qualcosa, ad esempio con, bah, ero tentata di riempire con dell'orzo marrone e fare un po' con mescolandolo con la colla vinilica per creare l'effetto terra. Non ho ancora provato, ma la mia idea penso che sarà quella lì. Quindi preparerò una miscela di orzo con la vinilica, farò dei grumi e poi li attaccherò. Quindi aspettate, scusate, forse così si vede meglio. Li incollerò qua in mezzo sopra il cartoncino che io metterò o nero o marrone. Non ho ancora deciso. Quindi la scheda numero 2 del cimitero si fa così, con le tombe che restano in piedi, mentre la scheda numero 1, quindi quella ufficiale per fare la casa stregata, dopo aver colorato la casa, semplicemente la ritagliate. Allora, io vado a ritagliarla. Adesso io di solito ritaglio prima in maniera grossolana e dopo invece ritaglio nel dettaglio. Allora, così. Poi altre considerazioni, se volete, io vi do dei consigli, poi vedete voi, potete anche ritagliare le finestrelle e mettere dietro un lumino, così il lumino cioè, fa un bellissimo effetto che dà l'effetto appunto di questa luce. Una bambina mi ha anche già mandato la scheda, invece di un solo lumino ha usato una catena luminosa con tante lucine piccoline e anche lì l'effetto è molto bello, quindi è un'altra idea molto bella. Bella. Altra cosa importante, se fate le schede del mio libro, se vi va, mandatemi le fotografie, così vedo come le avete realizzate, che mi fa sempre molto piacere vedere come utilizzate le mie schede. Poi, altra cosa che invece potete fare sempre con questa scheda, che adesso vi faccio vedere cosa ho fatto io invece di mettere il lumino, ho messo della gomma crepla glitterata dietro la porta e adesso vi faccio vedere. Allora, anche la porta andrebbe tagliata così, vedete? Op, e poi piegata per lasciarla un pochino aperta, in questo modo. Qui la casa va piegata, quindi piego uno seguendo le linee, non so se si vede, ok, e due la piego di qua, senza rovinarla possibilmente. Ecco qua, vedete che la casa stregata sta in piedi da sola e posso metterla nel cimitero in questo modo. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere anche così, ok. Questo è il risultato finale della casa stregata in bianco e nero. Adesso ve la faccio vedere invece,
già colorata. Questo è il, aspettate che sposto qui, questo è il cimitero, io qui l'ho colorato di grigio, ho ripassato con del nero, e questa è la casa stregata che, come vi dicevo, ho decorato con un po' di gomma crepla glitterata. E questo è il risultato finale. Ve lo faccio vedere così. Ok, dopo comunque trovate le foto sul mio canale YouTube. Vi ricordo che sul mio canale YouTube trovate i tutorial di tutte le schede di Halloween, che li sto facendo pian pianino. Per il momento trovate il tutorial delle prime quattro schede e poi pian pianino le troverete tutte. Per oggi direi che è tutto, vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto con la prossima idea creativa. Ciao a tutti!